Quando sono arrivato qua sul Lago di Garda è stato nel dicembre del 1943. Avevo 16 anni e siamo andati subito a Villa Feltrinelli. La ricordo bellissima questa villa sul lago, un lago che io non conoscevo, il Lago di Garda. E mi piacque subito, mi piacque tutto del lago. Mi piaceva Gargnano, mi piaceva tutta questa costa fino l'ho fatta in lungo e in largo, ecco. Certo. Bei ricordi. In famiglia stavamo in famiglia, per cui si parlava di arte, di musica, logicamente anche di quello che eravamo impegnati in una situazione. Io parlo di mio padre, io studiavo. Pensavo di studiavo e suonavo ad orecchio, per cui stavo tutti i giorni a suonare. Però ricordo quei giorni, malgrado vi fosse certamente uno stato di tensione molto forte per le vicende, per come stava andando la guerra, per tante cose. Io ricordo quel periodo non so, ricordo, con affetto riguardo a quel periodo, ecco. E mi ricordo che anche gli abitanti di Gargnano e delle altre cittadine, sono stato a Gardone, poi logicamente a Vittoriale, erano molto gentili. Sono passati tanti anni, ma è un ricordo che ho molto vivo di quei giorni. Poi avevamo moltissimi amici, avevamo fatto amicizia sia con ragazzi e ragazze di Gargnano. Poi quelli che c'erano, era piena poi di gente allora che veniva, molti romani, c'erano i ministeri, c'erano tutti qua, molti erano qua proprio sul Lago di Garda. C'era la villa, c'erano delle guardie, c'era un servizio di ordine, però sai che non era molto. Io uscivo, entravo, andavo, io avevo imparato a guidare l'automobile, per cui non c'era nessuna limitazione, diciamo. Io studiavo, poi ho studiato privatamente e poi a Desenzano. Sono stati giorni difficili da un punto di vista per tante cose, però eravamo ancora tranquillamente in famiglia, capito? C'era papà, mamma, c'era mio fratello, che però lui si occupava molto di far ritornare i nostri prigionieri alla Germania, e allora era spesso in Germania. La sera si giocava a carte, papà, facevamo lo scopone scientifico dopo mangiato. Lui voleva che io giocassi a tennis e si alzava purtroppo molto presto. Io non amavo alzarmi presto, ma comunque. Ma mia madre è stata sempre la solita, la padrona di casa, una contadina, perché mia madre era una contadina molto intelligente, con molto pratica, con un buon senso incredibile, e che è stata una grande mamma per noi, ecco, per me, come i miei fratelli, che erano più. Mio fratello Vittorio aveva 11 anni più di me, era un po' il mio maestro di tutto, anche di cultura. È stato il periodo per me molto felice, perché lo poteva avere molto di più accanto in famiglia, accanto a me, specialmente facevamo lunghe passeggiate, si discuteva di tante cose. No, era una vita poi tutto pacifica, malgrado diremo la situazione. Poi c'erano gli allarmieri, i bombardamenti, li vedevamo passare sul Monte Baldo, che andavano Germania, le fortezze volanti. Alcune volte ho assistito a scontri tra i caccia nostri e le fortezze volanti. Ma lui lavorava moltissimo, andava in ufficio prestissimo, faceva una mezz'oretta di mattina presto di tennis e poi dopo andava subito alla Villa dell'Orsolini. Stava lì fino all'ora di pranzo, veniva. Si riposava un pochettino, non riposare, perché non ho mai visto mio padre dormire di pomeriggio, ma stava con noi a chiacchierare, si faceva
una partitina a carte, o lui faceva dei solitari, mio padre faceva dei solitari, piaceva molto fare questi solitari con le carte. La sera si vedeva qualche film, qualche volta, beh, era la vita normale, diciamo, stava fuori di casa, tutte le cose, papà quando veniva a casa voleva che si stesse in famiglia, per cui meno si parlava di tante cose, logico che lui aveva tutto dentro, però proprio per questo motivo io cercavo, noi cercavamo tutti quanti di non far pesare questa situazione, capito? È una vita puntellata da situazioni come allarmi aerei, bombardamenti e anche tante altre tragedie. È chiaro che era stato un periodo dopo l'8 settembre di tragedia per l'Italia, ecco, è la verità. Questo è il, comunque, come ricordi, sono stati 2 anni, tutto sommato, che io ho vissuto in seno alla mia famiglia, ho studiato, suonavo, mi piaceva da morire suonare il pianoforte. Ho preso la licenza liceale, perché ero a 17 anni, dove avevo quasi 18, e poi dopo siamo stati a Como, poi tutto il resto, campo di concentramento e l'isola di Ischia, un anno confinati, ma era un confine, un po', diciamo, devo essere sincero, se i confini fossero tutti come l'isola di Ischia, c'è da andare al confine, perché per molti motivi, per l'armistizio, secondo me, fatto così in fretta e furia, fatto male proprio, con dei risvolti che poi si sono dimostrati politicamente anche tragici, e per tutto quello che è successo un po'. Impropriamente si dice Repubblica di Salò, ma allora poi non esisteva, esisteva un governo che era sul lago di Garda, poi dopo è venuta questa localizzazione, però in realtà si doveva dire la Repubblica di Galgnano, perché papà stava a Galgnano, era il centro, il fulcro della Repubblica Sociale Italiana, è stata proprio Galgnano. E lo dicevo stasera, fossimo rimasti sul lago di Garda, tante cose non sarebbero successe. Poi dopo purtroppo abbiamo dovuto abbandonare.